September we met, I could tell by your smile. Ferdinando Gabellini. Ferdinando Gabellini, nato nella miseria più assoluta nel 51, quindi ormai a 69 anni, quanto è agosto. Sono un leone che è di natura, perché sono a volte un po' irascibile, buono coi buoni ma cattivo coi cattivi, ancora più cattivo. Quindi sono un personaggio un po' a specchio, vado in base chi ho davanti. Qui siamo nella tua... Qui siamo, non nella mia, qui siamo nella spiaggia 87, quella volta l'avevo rilevata da un parente di mia suocera, Raschinello, che per me era un signore bagnino, imponente, 1,90, con una signorilità stupenda, problemi di salute. Noi avevamo dei negozi in Viale Dante, che mia suocera faceva la commerciante, nonché il giornalaia. Abbiamo fatto il cambio d'uso. Purtroppo abbiamo fatto questo cambio nel 1988, dopo l'89 avevo avuto la bella idea di avere le mucilagine in Romagna. E da lì è nata la cosa. Io però il mio trascorso è un po', diciamo, abbastanza variegato, complicato, però grazie anche alla volontà mia e dei miei fratelli che siamo riusciti a uscire fuori un po' da questo tunnel. Mio padre faceva il carrettiere, io l'ho adesso, quando cantavo, un po' Don Alfio, la cavalleria rusticana, ve l'avete presente? Quella volta non c'erano i camion, c'erano i trasporti con i cavalli col carro. E mio padre è stato uno da avere sia il carro per le macerie, per i mattoni, per la sabbia, e avere il carro a quattro ruote per il trasporto dei mobili. E poi c'è di bello che, vedi, la vita è, non si sa quando parti, ma non sa mai quando vai a finire. Era il carrettiere dei Bagnini. Quella volta si smontavano le cabine, non c'erano le ruspe per spianare la sabbia, quindi andava giù col badile e spianava il tutto. E poi dopo molti molti anni mi sono ritrovato in spiaggia con la sua felicità, perché quella volta i bagnini erano qualcosa di altisonante. Adesso è diventato un mestiere normale che a livello turistico. Però io ho cominciato molto presto, purtroppo avevamo in una casa dove c'era il riscaldamento, c'era la famosa aiola, la stufa a legna, il bagno di fuori, il che vuol dire da... che abbiamo fatto dei passi da gigante da quella volta, al 51 adesso. A 8 anni e mezzo ho cominciato a lavorare, perché quella volta usiva, io difatti ho letto un monologo del mio omonimo, che ti da fè qualcosa di ste, da quella volta non c'erano i sindacati, che dovevi cominciare a 18 anni, 16 anni, a 8 anni e mezzo, quindi finita la quarta elementare, sono andato a raccogliere i famosi raccattapalle di tennis al Grand Hotel, che aveva 3 campi su terra battuta stupendi. E l'ho fatto questo per 2 anni, così riuscivo a pagare il conto del gas, la legna da comprare, e mi sono comprato la mia bicicletta, la mia prima bicicletta, la Ceris, che ancora c'è la mio fratello, che penso un po' come duravano le biciclette quella volta. Dopodiché mio zio e mio bagiva, dai al suo fratello, che è stato uno dei primi a costruire i bar, la Cabarreda, dai porta di resa a te, che se fa qualcosa e di stedo un stat fura sulla strada. E andavo a rinnovare i bar con mio zio, che non ci arrivavo mai col vassoio perché ero piccolino, ogni tanto mi ci rilasciavo qualcosa addosso. E lì ho capito che forse avevo qualcosa a che fare con il bar. Poi ho fatto anche il comin di bottega con mio fratello, che aveva 2 negozi di scarpe grazie a sua moglie e ai suoi suoceri, i famosi Montanari Frisoni, che sono stati i primi calzolai di Riccione, nonché avevano creato quella volta Valle Verde Medicus. Ed è stata una cosa stupenda. 2 anni ho venduto le scarpe, ma mi divertivo a mettere le scarpe a queste belle donne, signori, gli Chanel, i sandali e via discorrendo. Dopodiché ho intrapreso la carriera da banconiere, però banconiere quella volta dovevi fare la gavetta, ancora non c'erano le scuole. Quella volta mi ricordo avevo 14 anni, ho cominciato a lavorare al canastro con i miei fratelli. Io sono una famiglia, purtroppo mia madre ci ha lasciato presto, facevo la terza media, e mio fratello era il maestro del canastro, l'altro mio fratello il cameriere del canastro, e mia sorella curava il ristorante. Dopodiché sono introdotto lì come banconiere, aiuto del banconiere, perché all'altro erano 10 baristi, e per 2 anni ho lavato le tazzine, perché quella volta si cominciava così a scuola. Tazzine, bicchieri, e non dovevi parlare con la gente, perché prima dovevi vedere, visionare, imparare e poi cominciare. Al terzo anno ho cominciato a fare i frullati, le spremute, via discorrendo, e ho fatto la mia carriera. Dopodiché al quarto anno mi ho messo alla macchina del caffè. Questa è stata una storia veramente... Quella volta le macchine non erano automatiche. Io mi ricordo ancora che ogni tanto mi si staccava un braccio, perché c'erano le gaggia 6 gruppi,
con la manovella. E il che non ero piccolino, mi mettevano la cassa del campare di legno, tiravo giù questa manovella, ogni tanto mi scappava il braccio. E lì è stata la mia prima esperienza e da lì sono stato quasi 20 anni. Dopodiché ho fatto carriera anche lì dentro perché il mio maestro, Giovanni, fantastico, chiacchierone perché intratteneva la gente, perché quella volta bisognava intrattenere anche la gente, farla divertire, raccontargli gli aneddoti, qualche barzelletta, qualche vicissitudine, eravamo dei confessori, un po' come facevano anche i barbieri quella volta. E dopo 7 anni sono diventato capo barista, 9 baristi con me, e ci divertivamo perché quella volta l'H24 esisteva, infatti avevamo i turni H24, cominciavamo dall'1 fino alle 8 e dalle 8 fino alla mattina alle 7, via discorrendo, e il giro continuo, ho avuto una bellissima esperienza. E poi ho fatto, grazie alla mia inventiva, grazie ai miei direttori, grazie anche alla voglia, sai, quanto il lavoro ti piace, vai avanti. E avevo interviste, l'Europeo, l'Espresso, il Panorama, venivano a vedere che cosa combinavamo, perché siamo stati prima a fare i famosi londrin nei bicchieroni tutti colorati con le verdure, la frutta, fantastico, mi divertivo ed era il mio lavoro. Dopodiché c'è stato un anno fantastico, che un famoso barman del Savioli Spiaggia, che quella volta il Savioli Spiaggia era un albergo altisonante, aveva bisogno per un grosso albergo sulla selva della Gardena, che c'erano i mondiali di sci, un barman, e sono andato lì, ho fatto un'esperienza fantastica all'Hotel Lauri di Selva di Val Gardena come barman. Dopodiché le vicissitudini vogliono che conosco una donna, Gloria, che fra l'altro è stata una storia un po' strana, perché lei usciva con un mio amico che mi era simpatico ma antipatico al momento stesso, adesso prima o poi gliela devo fregare, e ci siamo sposati poco dopo. Io mi sono sposato quando avevo 22 anni e lei ne aveva 19, e ancora andiamo avanti dopo 46 anni. Lei aveva un'altra attività, lei faceva, era ragioniera, però sua madre non gliel'ha mai permesso, perché ma questo è fat, pura, in ti pega niente, next dentro che sa me, se non tocca, mi tocca prendere delle commesse, perché avevano un negozio molto particolare, non molto grande, ma con 12 licenze, quindi era un continuo spostamento di merce nelle 4 stagioni, perché era un negozio aperto tutte 4 stagioni. Dopodiché io facevo il doppio lavoro, cioè quando non ero canaste ero, aiutavo mia moglie. Dopodiché il mio suocero purtroppo ha avuto dei problemi anche lui durante la guerra, ha lasciato un rene giù in Libia, è morto che aveva 61 anni, il che mi sono sentito dopo nell'obbligo di cambiare mestiere e mandare avanti i negozi. Da lì è cresciuto il negozio abbastanza in fretta, sempre con le stesse licenze. Mi ricordo che non avevamo pace perché avevamo un magazzino e tutte le volte dovevamo cambiare, facevamo le famose 4 stagioni, e lì mi divertivo veramente a vendere gli oli solari alle donne. Ho avuto sempre un po' di parlantina. E allora mi divertivo a vendere gli occhiali da sole e addirittura aggiustavo le bambole, i giochi ai bambini, quindi avevo una certa clientela anche durante l'inverno. Difatti avevo dei bambini piccoli, Massimiliano e Elena, e mia moglie diceva vieni su che vogliono mangiare questi bambini, sono le 9, e anche in inverno, perché era diventato una casa, un centro di raccolta degli amici. Non avevo il bar, ma come avessi il bar. Ed estate facevamo il turnover dalla mattina alle 6 fino alla notte alle 2, perché avevamo il Savioli Dancing vicino, cosa fantastica. Quindi la gente prima di andare a dormire, se no non riusciva a prendere sonno, veniva a comprare le bustine dei giornalini, e quindi su e giù con la serranda avanti e dietro, ed inverno uguale. Però è stata una bellissima esperienza, anche lì ho fatto esperienza come sindacalista di Rimini Sud del Sindacato Nazionale Giornalai. Dopo il terzo mandato ho detto basta, non voglio sapere più niente, ho venduto che i negozi, all'insaputa di mia suocera, che è una di mia suocera, lì per lì si è arrabbiata molto. E ho cambiato completamente mestiere e sono qui in spiaggia. Dopo un anno mi ha ringraziato, perché la spiaggia quella volta si chiamava Raschinello, era il cugino di mia suocera. Era il cugino di mia suocera, ma a questione di malattia, un signore Banina, veramente un signore che ci ha insegnato tutto quello che si poteva insegnare. Dopodiché io l'ho amplificato molto, difatti negli anni abbiamo cambiato tante cose, siamo stati prima a Riccione, nel 2007 a fare una società con un'altra famiglia di Bagnini, gli Angelini, che ormai è 13 anni che abbiamo questo sodalizio, abbiamo creato la Spiaggia del Sole 86-87, ed è 2 anni che abbiamo fatto l'esperienza di aprire tutto l'anno, e per me quella è stata una bella cosa. Quanto il mare
determinato questo sviluppo in una terra che possiamo dire viene dalla vera povertà, cioè questa è una terra che sicuramente ha dato tanto e quanto poi la povertà ha aiutato a inventarsi qualsiasi cosa pur di portare a casa un risultato che vedeva appunto Riccione nascere, rinascere in continuazione e forse gli ostacoli hanno determinato poi questa rivalsa, questa voglia di essere sempre i primi. Voi siete stati riccionesi i primi in Italia, in servizi, in qualità della vita, in ecco, risanamento addirittura a livello di salute, perché qui viene fuori che grazie allo iodio, grazie al sole, siete stati anche come dire, artefici del risanamento in ogni senso. Quindi una grande terra che ha poi dato origine a ecco, a un primato, questo noi lo possiamo dire. Certo, perché la storia balneare non è nata per caso, è nata nel 1883, se non erro, ma non dai bagnini. Quella volta i bagnini, la parola bagnini non esisteva, esistevano i marinai. C'erano i marinai che qui abbiamo un approdo, un porto molto piccolo e con il pescato non riuscivano a sbarcare il lunario. Avevamo delle barche con le vele al terzo, con tutto, ogni famiglia aveva il suo colore, da lì è nata un po' la cosa. Le prime bagnine erano le bagnine, c'erano le mogli dei pescatori a creare questo indotto, perché tutto è venuto dal mare. Si sono create, ma perché non cominciamo a vendere l'ombra, cioè a dar via? Quella volta i lettini non esistevano, c'erano gli sdrai, c'erano le tende mobili, diciamo le tende felliniane che giravano attorno in base dove era il sole. Da lì si è creato un qualcosa. Poi sono cominciati a fiorire le prime pensioni e poi piano per piano, anno per anno, si sono cominciati a costruire gli alberghi, ma quello è venuto col tempo. Io vi dico solo questo. Qui dietro, vicino al porto, zona levante del porto, al posto di un albergo c'era un ospedale bronchitico. Un ospedale bronchitico, cosa succedeva? Succedeva che i medici bolognesi e modenesi mandavano giù i figli a curarsi qua giù, perché qui c'è una microarea eccezionale. Dopodiché hanno mandato proprio anche i pazienti, e da lì sono nate le colonie. Le colonie sono nate negli anni 20-30, dopo la prima e seconda guerra mondiale, e si sono sviluppate anche nella seconda guerra mondiale. Queste colonie sono state create per dare possibilità ai figli degli operai che non potevano andare in vacanza a venirsi curare al mare. Basta dire che nel nostro territorio romagnolo ci sono ancora purtroppo delle colonie dismesse che hanno funzionato fino agli anni 90, 80-90. Ed è questa una bella cosa, venivano pronto, avevano le loro spiagge private per venire a curarsi e a turno mandavano i figli degli operai. Facevano 15 giorni, 15 giorni, 15 giorni, e questo era stato anche un toccasana per la sanità nazionale, perché risparmiavano tanto, col senso che d'estate si venivano a curare, perché quella volta non è come adesso che abbiamo le vitamine via discorrendo. La volta mi ricordo che si mangiava la polenta tutti i giorni, di conseguenza venivano delle malattie molto particolari e si curavano solo con le cose. E questa questione della microarea ha avuto un successo enorme, ha avuto un successo enorme, si è creato questo indotto alberghiero turistico ed è stato uno dei primi in Italia. E io vi dico solo questo aneddoto. Usdis, che ancora le peanut cambiere, è pieno di cambiale sotto gli alberghi, perché quella volta i soldi non c'erano. Dopo sono cominciate a venire giù, visto che il successo cominciava a esserci, perché c'è questo aneddoto che ve lo devo dire un po' in riccionese. Quelli sopra la statale, che non credevano a questo prodotto turistico balneare, dicevano a quelli che andavano giù a cominciare a improntare le prime spiagge: Cuscandè a cultivare il patè des la sabbia. Però dalle patate è scappato fuori qualche pepita, non dico d'oro, ma ha dato possibilità a molte famiglie di campare, di vivere, di far studiare i figli, di fare tante cose, di far sì che Riccione, e non solo Riccione, ma diciamo tutta la costa romagnola, sia stata una delle prime al mondo e sta facendo scuola in tutto il mondo per la tradizione, per la cultura, per il modo di vivere, per il modo di mangiare, per la tradizione. Cioè, uno come me che è nato in mezzo al turismo fa fatica a non voler bene al proprio, io non lo chiamo cliente, io lo chiamo ospite, che poi diventa amico.
Infatti noi d'inverno spesso e volentieri usciamo con i nostri ospiti, amici, andiamo a ballare assieme, andiamo a cena assieme. Questo si è creato un rapporto, non per niente ci sono degli ospiti che vengono qui da 50, 60 anni tutti gli anni, il che vuol dire che male male non stanno. Si sono fidelizzati perché grazie all'accoglienza, quello che fa tornare in un luogo è proprio l'accoglienza, l'ospitalità. Io ritorno, ci divento amico, mi vado a fare anche una, come dire, mangiata di sardoncini per dire, e si vive un clima per cui io perché ritorno? Al di là dei servizi che sono eccellenti, e appunto prima si parlava di primato, poi c'è l'accoglienza. Io ritorno se so che lì trovo una parola di conforto. Trovo quell'amore, quel contatto umano. Esatto, infatti da noi non è come nei grandi alberghi, nelle grosse città, oppure se vai anche in certi posti dell'Egitto o del Nord Africa, lì sei un numero della camera. Qui sei Giovanni, sei Luca, sei una pacca sulle spalle, ti portano, ti spiegano cosa puoi fare durante il giorno, da spiegarti dei ristoranti particolari, dei luoghi particolari, perché la nostra zona è ricca di tutto. Abbiamo le colline a due passi, abbiamo la storia dei castelli, cioè qui dico la verità, non avremo il mare dei Caraibi, ma a livello di qualità di acqua eccezionale, e poi abbiamo tante cose. Abbiamo qui uno da noi non si annoia mai. Io vi racconto un aneddoto anche quando c'erano i vari locali tipo Savioli, Valle Chiara, Florida, Sirenella, La Baita. La gente veniva qui e in questi 15 giorni si risanava, ti ringraziava perché aveva trascorso dei giorni memorabili e se ne ricorderà per tutto il periodo dell'anno e tuttora continuano a venire, anche se le cose sono cambiate, se le mete turistiche sono variegate, la concorrenza è talmente tale adesso con i voli low cost, poi sai, fai presto arrivare magari prima in Turchia che dalla Germania arrivare a Riccione in macchina, però noi continuiamo ancora con la nostra saper fare, con la nostra caratteristica, con il nostro modo di rapportarsi con E l'ospite. infatti il punto centrale, il focus è proprio da sottolineare, è quell'ospitalità, come dicevi tu prima. In realtà ovunque tu vada sei un numero, sei distante. Invece qui, come in altri punti d'Italia, noi prima si parlava del turismo e quindi qui hai quello, ritorni per quello, significa che io vengo accolto. Io credo che bisognerebbe istituire un'accademia dell'accoglienza. Penso proprio di sì, non per niente. Adesso questa, non so se l'hai mai saputo, è una novità che è già 2 anni che stiamo lavorando con l'Università di Bologna, Distaccamento di Rimini della Storia del Turismo. E stiamo improntando il discorso sulla immaterialità dell'UNESCO, perché l'UNESCO ha due branche, materiale, cioè i monumenti storici che noi in Italia siamo solo secondi alla Cina, ma la Cina è 100 volte più grande dell'Italia, il che è tutto dire. Però c'è l'immaterialità. L'immaterialità cosa vuol dire? Come la pizza napoletana che sta avendo avuto un successo enorme, difatti è sotto il patrimonio UNESCO, come il caffè napoletano che sta entrando anche loro come noi, perché ci vogliono 2 anni di studio, interviste fatte da 2 ricercatori dell'università sugli studi, e difatti è 2 anni che stiamo lavorando con degli investimenti notevoli per dirti che questa dovrebbe essere, come dicevi tu, dovrebbe essere una materia di studio a livello universitario. Ti dico solo questa. Una universitaria che si è laureata 1 mese e mezzo fa, che mi ha intervistato l'anno scorso per 1 ora e mezzo, che si è laureata sulla storia e sull'evoluzione del turismo in Italia, ha fatto un'intervista, ha fatto la tesi di laurea sulla mia proposta di nuovo turismo, turismo balneare tutto l'anno. Infatti questa è la spiaggia del sole, è stata la prima spiaggia in Italia a aprire tutto l'anno. Un'esperienza eccezionale, quelli che venivano non riuscivano a capire dove erano, perché con delle giornate come oggi, con un lettino, una coperta, uno specchio solare, una finestra sul mare che ti protegge dal vento, è una cosa fantastica. Ha fatto la tesi di laurea a pieni voti, 110 lode, sulla nuova forma di turismo in Italia. Quello per me è stata un'emozione eccezionale, mi ha mandato la tesi di laurea, l'ho letta, fantastica, praticamente amplificato tutto quello che gli avevo detto, perché con la mente molto più giovane, sai, le cose dopo le riesci anche ad ampliare, e l'ho ringraziata per quello che ha fatto. E per dirvi che
Questo è un patrimonio nazionale che non bisogna tralasciare. Bisogna spiegare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma anche ai nostri collaboratori, io ne ho 12 d'estate, che le cose non vengono per niente. Questa è una tradizione da portare avanti, perché oltre al lavoro che fai ti dà da vivere, ma ti dà anche delle soddisfazioni che forse altri lavori non ti danno, per quello che siamo un po' additati a livello nazionale. Ma noi praticamente facciamo il nostro lavoro nel pieno ambito del rispetto delle regole, di quello che ci hanno inculcato e di tutto quanto. Questo è una bellissima cosa. Noi dovremmo istituire un ministero della cultura, come dicevi tu prima, che purtroppo non esiste. Esiste che noi abbiamo tantissime cose, abbiamo il Ministero dei Beni Culturali, abbiamo tante cose, ma il turismo nel senso lato per me è sempre stato trascurato, cioè ci vuole proprio un ministero per questi tipi di turismo. Assolutamente, competente e adeguato, si deve adeguare anno dopo anno, perché la tecnologia, l'avanzare di tutto questo, dicono, no, di essere più vicini attraverso il web, attraverso i cellulari, in realtà non è così, ecco perché bisogna ripristinare, ecco, l'Accademia dell'Ospitalità e dell'Accoglienza, perché ci stiamo allontanando nonostante la vicinanza, grazie a questi mezzi, per cui io in un nanosecondo arrivo in Australia con un click, peccato però che si stanno allontanando gli esseri umani. Esatto. Allora io quando parlo davanti ai miei colleghi, davanti ai ragazzi, ogni tanto mi chiamano alle scuole a spiegargli un attimino cos'è il turismo in senso lato a livello comunale o a livello nazionale. E le scuole, fra l'altro, sono molto intelligenti perché ascoltano e ti fanno delle domande molto azzeccate, molto intelligenti. Per quello che dico, i ragazzi bisogna rispettarli, perché non è questo, ormai con la faccenda che sono sempre attaccati al telefonino, non è vero. I ragazzi sono molto intelligenti, basta rispettarli, dargli rispetto e dargli anche credito. Allora, il volo, io di fatti quando gli spiego il metodo che ho fatto io nella mia vita, allora il turismo è un po' come quando tu viaggi sull'autostrada, hai tre specchietti, uno centrale e due laterali, tu guardi perché devi guardare il dietro, perché il pericolo viene da dietro, ma tu devi guardare avanti. Cosa vuol dire? Le tradizioni bisogna mantenerle, cercarle di modificarle, ma non trascurarle e non abbandonarle, amplificarle, ristrutturarle, però mai dimenticare il passato. Perché il passato è la storia, e se tu ti dimentichi la storia, sei finito. Quella volta Riccione ha questo intento, cioè il ricordare attraverso i protagonisti quello che è stato, da dove nasce, qual è stata la sua escursione fino ad arrivare ad oggi, e migliorare, però partendo sempre da quella che è una caratteristica, che è appunto il rapporto umano. Se non c'è anima in tutte le cose che si fanno, tu puoi avere il più bel albergo, il più bel stabilimento balneare, però viene a mancare l'anima. Tu prima hai detto bene, collaboratori e non dipendenti. No. Collaboratori, assolutamente. Io ho parlato due collaboratori che prima erano al telefono ancora, che li cerco di farli lavorare un po' tutto l'anno, anche se è un'attività, diciamo, prettamente stagionale, perché non voglio che mi abbandonino, quindi cerco di aiutarli, nel senso, per farli veramente vivere tranquillamente. E questa è una bella cosa, perché avere la fiducia è reciproca, basta dire che hanno la chiave di casa, una chiave dei magazzini, quindi fanno un po' quello che vogliono, basta una telefonata che sì. Però cosa vi volevo dire? Volevo dire che nulla è venuto per caso, nulla è stato creato per caso, sono stati creati dei sacrifici, con dei sacrifici enormi. Di conseguenza, vi devo dire queste cose qua, cioè io spiego anche ai miei figli, innanzitutto parlo con i miei figli, mai pensare che in poco tempo ti puoi fare un qualche cosa che per campare tutta la vita. Assolutamente sbagliato. Cioè c'è molta nel nuovo metodo, diciamo, turistico, a livello che vedo in giro anche per l'Europa, pensano che in 2, 3, 4 anni riescono ad accumulare qualcosa per campare tutta la vita. Assolutamente no. Questo la gente se ne accorge subito. Basta dire che anche, faccio un esempio, c'è un giorno di pioggia,
magari uno appena arrivato che ha pagato, io tranquillamente gli do i soldi indietro. Questo cosa vuol dire? Fidelizzare la clientela. Questo non si dimenticherà mai di essere come. Anche come dicevo, dei piccoli pensieri ai bambini inerenti al mare, un racconto sul mare. Io a volte, spesso e volentieri, sono in riva al mare con i nostri salvataggi e mi piace spiegare ai bambini che questa è una microzona dove c'è, io la chiamo la nursery dell'Adriatico, la nostra fascia costiera, dove c'è l'acqua, diciamo, non molto profonda, dove è tiepida, vengono a vivificare i pesci che vengono su dallo Ionio, dal Mediterraneo, che costeggiano la Croazia e con le Golfo di Trieste vengono giù. E allora far vedere i bambini, spiegargli un attimino perché il granchio cammina così, perché l'acqua a volte può essere un po' torbida, perché la gente cammina sulla sabbia, ti ascoltano con un interesse fuori da. Queste dopo sono cose che loro si ricordano e le spiegano o le scrivono anche sui temi che scrivono a scuola. Questo per spiegarvi che niente viene per caso, però bisogna insistere, continuare con le tradizioni, ampliarle, ma non dimenticarsi mai del rapporto umano, perché il rapporto umano, io ad esempio ho dei rapporti tutti i giorni, adesso c'è WhatsApp con i tedeschi, a volte parliamo in tedesco, a volte un po' lingue un po' particolari, lo chiamo lingua volgare perché sono, però la contentezza, vedere magari che ti mando una fotografia di quello che fanno ad Hannover o ad Amburgo, per me è una cosa eccezionale, anche durante l'inverno mantenere i rapporti con questi ospiti che poi sono diventati amici. Si riparte proprio da qui e quando si fa polemica a volte sul turismo e quelle cose non vanno e ci sono disservizi e quant'altro, io ritengo che bisogna appunto ricominciare proprio da questo, dal contatto umano che è una costante nelle interviste di quella volta Riccione, perché è da lì che si deve ripartire nel caso in cui ci fosse da ripartire. Qui c'è solo da migliorare e sottolineare questo aspetto che abbiamo decantato benissimo. In chiusura volevo dirti questo. Allora, prima hai fatto un riferimento sulla nursery a proposito Sì, dei esatto. pesciolini, Non è però attuale. vogliamo anche fare con un tono anche scherzoso se vogliamo, visto che spesso si sente dire che i bagnini romagnoli hanno dato vita a un sacco di figli in giro per tutto il mondo. Questa è una leggenda metropolitana oppure la verità? Quanto i bagnini si sono dati da fare in questo ambiente? Perché in realtà questo contatto umano, questa goliardia ha poi portato un po' tutta Italia e tutto il mondo a pensare che qui ci fosse solo turismo sessuale. In realtà c'è molto, molto altro. Assolutamente no. C'è da curare il turismo sessuale, ma non in senso lato come quando vai in Thailandia, in posti dell'Asia, via discorrendo. Qui quella volta, non essendoci molte mete turistiche, con le prime svedesi, le prime tedesche, a cercare qualcosa di nuovo, l'avventura, lo sai perché? Perché il bagnino era un punto di riferimento, una sicurezza totale, sapevi che il giorno dopo era lì, quindi la sera uscivi tranquillamente, non ti abbandonava te stesso. Basta dire che molti bagnini hanno sposato delle tedesche, hanno sposato delle belghe, quindi, e da lì è nato un sodalizio. Per me l'Europa è nata qui a Riccione. Bella questa cosa, bellissima. In realtà è vero, un punto di riferimento è quell'ancora di salvezza, perché il bagnino rappresenta, no, la salvezza e quindi poi la donna ha bisogno di protezione e probabilmente venivano qui anche per questo. Non c'è solo, no, la voglia o tutto quello che sicuramente c'è anche quello, però in effetti c'è un aspetto anche più profondo, più intrinseco. Esatto, ci pensi una passeggiata al chiaro di luna sulla spiaggia, quella volta non c'erano i pericoli che ci sono adesso, anche se cerchiamo di sedarli, una seduta sul lettino, una passeggiata con le scarpe in mano, con le ciabatte in mano nell'acqua anche a mezzanotte di sera, al chiaro di luna, li portavi al balare nelle discoteche, nelle balere, quella volta si chiamano balere. C'erano poi le balere per tutti i generi, per quelli che avevano i soldi, per quelli che non li avevano, e quindi c'era la possibilità di far passare dei momenti emozionali a queste turiste in tutti i sensi, ma non solo la questione dell'abbordaggio. Sì, dopo c'erano anche i forse discorsi da bar, io di fatto ho smesso di andare al bar anche per quello. A me stanno non fa cente, cente vinte, mi sembrava quei famosi pescatori che hanno pescato da 5 kg e quello da 20 kg. Erano tutte barzellette, perché veramente sono nate delle storie d'amore a Riccione, come in altri posti d'Italia, perché è l'ambiente stesso che ti portava una serenata,
una canzone, perché noi romagnoli vi piace anche molto cantare, di conseguenza ci pensi cantare una canzone a una ragazza che hai conosciuto magari il giorno stesso in spiaggia, oppure che ti frequentava da qualche giorno sulla tua spiaggia o meno. E sono cose che non si scordano mai. Basta dire, come avevo detto prima, che noi abbiamo molte famiglie tedeschi riccionesi, belgi riccionesi, finlandesi riccionesi, svedesi, perché una volta c'erano molti turoperenti che lavoravano nella nostra zona, perché noi però abbiamo sempre mantenuto il nostro turismo, come si può dire, non dico casalingo, però casalingo è una bella parola, mi piace, sì, casalingo. Anche casalingo, ma infatti guarda, io parlavo con un professore veramente eccezionale, il professor Pasini, a proposito della grande Bormann e la relazione con il mitico Ceccarini. Allora, tu hai detto bene, forse l'Europa si è creata qui, lei dall'America viene qui, questo ambiente così accogliente, così aperto, deve continuare a rimanere aperto, ha dato la possibilità di far innamorare. Quella volta Riccione sta facendo questo percorso itinerante di racconti proprio perché è attraente questo modo di fare, quindi viene voglia di dare qualcosa, di donare, di lasciare un'impronta come questa grande coppia. Esatto, hai detto molto bene. Borna Ceccarini è stato un grande personaggio assieme al marito, non per niente l'ospedale intitolato lei, Viale Ceccarini, quella volta si chiamava Viola, adesso è Viale c'è Maria Ceccarini, la statua in Viale Ceccarini Mare. E sono personaggi che hanno lasciato il segno, ma non solo lei, ma tanti altri, cioè perché ognuno ha voluto lasciare, basta dire che le più belle ville, per dirti il segno tangibile che è rimasto nella nostra zona, di Viale Gramsci oppure della Bissigna, sono tutte di proprietà bolognesi e modenesi, perché si sono fidelizzati da soli, nel senso che hanno un punto di riferimento in una stazione climatica come la nostra, che tutti gli anni vengono a ritrovarsi, perché io dico sempre un po' il nostro turismo è un turismo tutto tondo, da 0 a 100 anni, perché ce n'è per tutti i tipi, per tutti i soggetti, e se uno si vuole stare, se vuole rilassare, si rilassa, se si vuole divertire, si diverte. Siamo un mondo di sport, anche noi abbiamo tante strutture sportive che penso che siamo veramente i primi in Europa. Basta dire che abbiamo anche un impianto natatorio dove si vengono allenare tutte le squadre mondiali. E poi c'è da dire che, e non da trascurare, l'aspetto psicologico è importante, cioè quanto poi un bagnino, che uno pensa che sia una figura così, no? Un lavoro come un altro, invece è un grande confessore, cioè io vado e mi confesso anche, racconto le cose mie, quindi esatto. È molto affascinante come mestiere. Esatto, non per niente, ogni famiglia ha il suo ruolo. Io ho il ruolo, diciamo, zona mare, con i clienti che vengono a parlare, cosa posso fare stasera, dove posso andare a mangiare, ho dei problemi. Mentre mia moglie, che è sempre qui, diciamo, in ufficio, lei tutto il giorno non fa altro che chiacchierare con le proprie clienti, con le proprie ospiti, perché veramente si crea un rapporto umano, perché veramente mi sembra di confessare la gente, perché si vengono che sfogare, hanno avuto dei problemi d'inverno, hanno avuto problemi col figlio, hanno avuto problemi di malattie, hanno avuto problemi col marito o di viceversa con la moglie, e cercano un supporto morale e tu riesci a darglielo. Questa per me è la bella cosa, e io continuerò a fare questo mestiere finché riesco a inculcare ai miei ragazzi come cercare di comportarsi in mezzo alla gente, a confrontarmi con gli ospiti, perché io dico una cosa: a volte è meglio cambiare mestiere quando tu sei arrivato all'apice, perché quando vedi che non puoi dare più quello che hai dato finora, tu in poco tempo riesci a rovinare tutto ciò che hai fatto negli anni precedenti. Questo bisogna che non solo io, ma tutti quelli che operano col turismo devono capire. È inutile che tu vuoi mandare avanti un albergo che se veramente non ne puoi più, ci sono stati casi anche a Riccione purtroppo, quindi è meglio cedere, lasciare e cambiare mestiere per avere nuovi stimoli. Questo non è la mia ispirazione, questo è sempre stato il mio, come si può dire, principio fondante. Esatto, perché se tu riparti da zero hai sempre stimoli diversi, e continuo a fare attività anche fuori dalla mia, diciamo, professione, perché ormai è diventata una professione. A me piace ad esempio fare spettacoli per beneficenza, perché quando tu ti diverti, fai divertire gli altri.
e dare un qualcosa a quelli che ne hanno meno di te e che hanno dei problemi anche fisici a volte, e credimi, ti fa dormire meglio la notte. Ma guarda, il principio è quello, infatti la grande Bormann protestante, c'è un racconto veramente molto bello del professor Pasini, appunto lui fa rilevare questo aspetto di un atteggiamento che dona per poi ricevere, cioè la beneficenza e tutto quello che si dà, per esempio tu fai anche didattica, quindi didattica unitamente a questo incoraggiamento al rapporto umano, perché se viene a mancare quello, praticamente viene a mancare tutto. È una zona come questa, ricca di turismo, se si vuole proseguire e anzi aumentare, è solo grazie a voi operatori. Esatto, perché come ti dicevo, se viene a mancare questa cosa è un indotto a livello nazionale che non è indifferente, basta dire che il 12% del PIL viene dal mondo turistico, di conseguenza bisogna rispettarlo. Per me il rispetto è tutto, questo sia per le persone ma anche per il lavoro che fai, perché se non hai rispetto per il tuo lavoro è inutile che continui a lavorare. E come posso dirti, è un continuo ritornare ed è un feedback che tu ogni anno hai e quindi ti nutri di questo, porti avanti per la vocazione, porti avanti per il divertimento e lo trasmetti. Questo trasmettere è la linfa. Questa è la linfa assoluta, perché vedere sia i nostri ospiti sia i ragazzi di scuola che ti ascoltano e tu cerchi di inculcargli alcune cose, alcune nozioni, perché sono le esperienze che contano, sono le esperienze che tu magari hai avuto da quelli precedenti a te, e che magari li metti alla tua persona, li aggiorni, li registri diversamente, però ognuno di noi, non solo io, ognuno di noi deve lasciare un'impronta del proprio passaggio terreno, nel senso, non è che voglio fare il prete, assolutamente, però bisogna lasciare una eredità, io la chiamo anche eredità, un'eredità di modo che le cose vengono lasciate tangibilmente, cioè un segno, di modo che l'altro possa proseguire. È un po' come una staffetta, è come una staffetta nelle corse, no? E lasciare un qualche cosa che l'altro proceda, lo amplifichi, lo migliori, e così si può andare all'infinito. Però l'essenziale è mantenere le nostre tradizioni, perché le tradizioni sono tutte. Guarda, il lavoro, tu hai toccato un aspetto, poi hai detto non voglio fare il prete, no, in realtà hai detto una cosa essenziale. Il lavoro è sacrificio, pochi sanno che sacrificio vuol dire rendere sacro. Si rende sacro attraverso il lavoro per poi lasciare quell'impronta da dare ai posti, i quali devono continuare quel processo, esatto, virtuoso, non si può per nessun motivo interrompere. Io guarda, ti ringrazio per questa intervista che è stata ricchissima e posso solo dire che Riccione la rappresenti veramente con tutta la sua magnificenza, perché hai saputo trasmettere questo amore per la tua terra. Ti ringrazio, è quello che speravo che venisse fuori, perché io parlo un po' col cuore, difatti a volte anche gli avverbi mi vengono un po' confusi. Non importa. Perché io ho fatto solo la seconda ragioneria, però dico anche ai miei figli, che sono tutti due laureati, ma la cultura si fa in mezzo alla gente, si fa nel tuo cammino terreno, si fa leggendo, si fa anche ascoltando. Io ho sempre fatto tanti mestieri, mi sono sempre ritenuto un manovale, perché c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. L'essenziale è cercare di guardare, di vedere, di imparare ed applicarlo a tua volta e farlo applicare agli altri, perché a me anche piace insegnare ai miei ragazzi come si fa anche costruire da un pezzo di legno qualche cosa che rimanga lì per anni e anni e anni. Allora, tu sei un grande comunicatore, la comunicazione ha due funzioni, una commerciale, e nel commerciale ci mettiamo di tutto, c'è anche il mettere uno contro l'altro, c'è anche il falsare, e poi c'è la parte educativa, la parte della vera comunicazione. Quella volta Riccione questo vuole fare, si ripropone di narrare la storia di questa terra meravigliosa che viene dal nulla, tra virgolette, perché qui abbiamo mare, sole, c'è tanto di più, e attraverso voi, operatori, persone che vivono in questo territorio e che hanno sempre lasciato quel bel impatto verso gli altri. Certo. Grazie di cuore per questo contributo. Grazie a te.